Oggi milioni di persone in oltre 2000 città non hanno usato l'automobile in occasione della giornata senza auto, l'evento che conclude la settimana europea della mobilità sostenibile. E Mestre è una di queste città. Lo sapevo, ma a me non ha importanza perché non guido. E cosa ne pensa di una giornata così? Secondo lei è utile? Penso che possa essere utile, se non altro per l'inquinamento. Lei usa l'autobus? Poche volte. A piedi? A piedi. Sì, lo sapevo perché ho visto i cartelli ancora ieri. Cosa ne pensa? Che sei ben così, ma col traffico. Ma non lo sapevo. Tu hai la macchina? Sì, sono andata a prenderla adesso, non lo sapevo. La usi spesso la macchina? No, non tanto, una volta alla settimana per lavoro, poi nei weekend. Non tutti quindi sapevano che stamattina dalle 9 alle 12 era in vigore la sospensione del traffico veicolare. Qualcuno è stato fermato, ma la maggior parte delle auto in circolazione viaggiavano in deroga. Tantissime invece le due ruote, ormai uno dei mezzi preferiti dai cittadini, che al comune chiedono più piste ciclabili. E su certe zone dove che ne mancano, per esempio anche sulla Milanese l'hanno fatta ma strettina. Io sono stata una volta tra il pullman e una macchina. Insomma è un po' pericoloso. Difatti di sera non vado più a casa tardi. Intanto proprio oggi sono state inaugurate due nuove piste ciclabili, quella che collega Quattro Cantoni a Zelarino e quella che da Via Torino arriva al Parco del Piraghetto. Chi invece ha preferito spostarsi coi mezzi pubblici ha pagato meno con l'Ecobus, un biglietto da 1,70 euro valido tutto il giorno per un numero illimitato di corse. E di solito prende l'autobus o la macchina? No, l'autobus. L'auto lo aspetto adesso. Quindi usa i mezzi pubblici? Sì. Insomma, di mezzi alternativi all'auto ce ne sono, bus, bici e tra qualche mese anche il tram. Se lo finiscono.